Ehi, salve a tutti, sono Spigioc e benvenuti oggi in Alien Isolation. Proveremo la modalità sopravvivenza. Sì, non ho non mi interessa. Campagna principale. Non c'ho tempo per mostrarla alla gente che mi segue, capite? Non posso fare un fottio di livelli senza alieni. Devo mostrare subito il fuoco e le fiamme. Quindi selezioniamo uno scenario con Amanda. Ok, piano interrato. Oh Cristo, non capisco. Allora, ma ok, siamo partiti. Non ho potuto selezionare nulla. Mi sono confuso, mi sono emozionato, ok? Non prendetela con me, mi sono emozionato. Quindi vediamo cosa ci riserva questa modalità. Ho giocato un po' di campagna, quindi gente, non sono completamente ignorante, però veramente, veramente poco. Quindi credo che sarà una sorpresa assoluta per me tutto quanto quello che accadrà in questa fottuta modalità sopravvivenza. E penso di spaventarmi un bel po'. Allora, raccogliamo dei razzi, molto interessante, dei comp B sensori e boiate varie. Si può anche craftare la roba, mi pare, a quanto mi ricordo. Quindi, sì, insomma, io non ne so nulla, ma yay, allegria, morirà selvaggiamente come al solito. C'è veramente già bisogno di nascondersi qui dentro. Io pensavo che questa fosse una safe house, sinceramente. Pensavo che non ti facessero spawnare già nel bel mezzo della bolgia. Ma a quanto pare c'è bisogno di nascondersi pure qua. Quindi, va bene. Hello? Oh mio Dio! Oh, calci! Prendiamo a calci gli sgabelli! Oh, pazzesco! Abbiamo delle gambe. Gente, è qualcosa di straordinario. Io veramente conto sulle dita di una mano i giochi in cui siano delle gambe. Ok, abbiamo trovato delle belle robine. Qui c'è una porta che non possiamo aprire. Già ci siamo persi. Oh, possiamo già correre. Che figata. Ok. Con calma. Con calma. Ancora questa è una safe zone, spero. Sarebbe tanto bello rimanere qua per sempre. Perché dobbiamo andare fuori? Allora, abbiamo diversi obiettivi, come potete vedere in alto a destra. Quindi raccogliere due badge dell'equipaggio. 7500 punti o secondi? Non lo so. Beh, penso... boh. Punti? Ci dà? Non lo so. Vabbè, non importa. Comunque adesso vediamo se riusciamo a craftare qualcosa. Come si fa a craftare? Con tab... ah, abbiamo gli obiettivi. Abbiamo la mappa. E abbiamo il registro dello staff. What the fuck? Ok, aspettate. Abbiamo questo obiettivo di scappare dall'area. Molto interessante. Se capissi come cacchio si crafta. Ok, ti scoprirò come si crafta. Ok, con Q si crafta. Yeah. Cassa acustica. Questo mi sa che è per fare tipo casino e distrarre l'alien. Razzo, non so cosa. Cos'è quel numerino che scorre in alto? No, fa niente. Allora, Molotov. Clicca qui per assemblare. Questo. Mancano dei pezzi! Manca il detonatore, un pezzo di etanolo e poi del comp... Perché è così complicato, dannazione? Non può essere come Minecraft. Shh, non citare Minecraft, Espy. Comunque, così possiamo prendere lanciafiamme, magari... che figata di lanciafiamme. E così lo si può... oh, perfetto! Ok, siamo pronti. Io ci avrei un po' di paura, però... come si fa a tirar fuori, tipo, l'individuo alieni? Com'è che c'è l'individuo alieni? F. No. G. T. Oh, salve. Buongiorno. Muori, bastardo. Vieni qua. Vieni qua. Vieni a prendertela. Vieni. No. Aia. Aia. No. No. Ci tengo. Al mio stomaco. Ah. No, ha puntato la mia faccia. Vabbè, dai, non ho bisogno della testa, come al solito. Per fare questi commenti, Espy, non ha bisogno della testa. Strano che non l'abbiate capito. Strano. Comunque, cercherò di capire come usare l'individuo a così. Alieni, feti, bastardi. Forse avrei dovuto nascondermi. Al posto che andargli contro con la lanciafiamme, lo so che la lanciafiamme non si dovrebbe mai usare, gente. È una misura drastica. Ok, devo premere io, ricomincio la sfida. Ottimo, good job, Espy, sei un genio. Quindi, dai, prossimo obiettivo, capire come usare l'individuo alieni. Ottimo. Ok, la barra spaziatrice. Perché Espy non preme nulla. Good job, Espy. Comunque, in teoria dovrebbe esserci qualcosa qui in giro con cui craftare robe nuove. Che ne so, abbastanza item da fare almeno una molotovina. Una piccola, innocente molotov. Perché nessuna molotovina? Perché le molotovine non mi vogliono? Magari si può... ho un'idea geniale. Magari posso attirare qui l'alieno dentro alla porta e poi chiudergliela in faccia e poter girare per tutto il coso senza problemi. Che figata che sarebbe. Comunque, ok, adesso ho abbastanza cose per craftare. Forse, vediamo se riusciamo a craftare. No, abbastanza roba per craftare. Ottimo. Ottimo, Espy, sei un genio. Magari una cassa acustica. Posso fare una cassa acustica. Yes, craftata una bella cassa. Non so che cacchio serva, ma non importa. Allora, lancia fiamme e avventuriamoci. E individua coso. Individua
un messicano selvaggio color pelle, chiamato anche alien. Ok. Allora, vediamo. Dove sei, bastardo? Ok, non sembra essere qua. Salve? C'è qualcuno? Di qua? Di là? Ok, tutto tranquillo per il momento. Ha sentito un rumorino. Non eri tu, vero? Non eri? Ah, tutto buio. Shh, Espi, mantieni la calma. Ah, eccolo in fondo lì. Brutto bastardo. Oh. Tira fuori il lanciafiamme. Tienilo pronto, Espi. No. Ok. No. Mi ha visto. Salve. Sono di qua, sono di passare una visita turistica. Siamo una comitiva di asiatici. Abbiamo un sacco di macchine fotografiche, non si faccia spaventare. Perché? Dov'è il cosino? Perché è scappato? Ehi, finiscimi almeno. Stupido affare. What the fuck? Sento muovere. È tipo sopra! Ah, che bello! Come? Tutto tranquillo lì sopra? Oh, scommetto che sei andato in soffitta per andare a prendere le cose natalizie, per fare l'albero insieme, vero? Salve! Allora, tu vai a rispondere in show. No, questa volta mi sa che non se ne va. Non se ne va questa volta. Io ci tengo, ok? Ho un bel visino, io ci tengo, capisci? È orribile questa cosa. Perché non riesco a fare nulla? Lo so, avrei dovuto, non lo so, fare la campagna prima, forse. Forse dovrei utilizzare la cassa acustica. Il problema è... Ehi, non ho nemmeno guardato la mappa, gente. Terzo tentativo. Questa volta Espi ha imparato a guardare la mappa, forse. Oh, per un momento ho pensato che quella chitarra fosse un alien. Sto iniziando ad avere le traveggole, gente. Oh, Espi sta impazzendo. Ok, secondo me ci deve essere qua in giro anche qualche componente per craftare una molotov. Perché mi pare strano, insomma, che ci sia, non lo so, i componenti appena sufficienti per fare la cassa acustica o sonora, quello che è. Una bombola! Oh, ma non sarà sicuramente pericoloso calciarla in giro per la stanza. Ok, comunque, aspettate, mi sono leggermente perso. Ah, sì, stavo dicendo, dovrebbero esserci dei componenti qui in giro per fare quell'affare di molotov. Magari si potrebbe tirare in giro la molotov, che figata che sarebbe. Oh, comunque, non importa. Piccola cosa, voglio vedere come funziona la mappa. È con Tab! Alleluia, è peccato, anche se siamo qui su questa astronave da tipo sempre, non abbiamo una bella mappa. Quindi l'obiettivo è scappare dall'area, raggiungere l'ascensore centrale e ripristare la corrente lungo la strada. Molto interessante. Peccato che non abbia niente con cui fare questa cosa. Non so dove andare. Non c'è una mappa. Dov'è la mappa? Ah? Dov'è la mappa? Spiegami. Sono un cacchio di dipendente di questi cosi malsani che tengono un coccodrillo sotto ostaggio. Che cammina pure, un coccodrillo bipede. E non ho una mappa del posto. Non ho mai pensato, ehi, magari il coccodrillo si libera dalla sua gabbietta in quella rotellina. Questo qui. Perché ti avvicini, coccodrillo? Sciò, vai a caccia di fuochi o quel cacchio che mangiate voi, coccodrilli. Ok. Sì, insomma, non ho mai pensato, ehi, questo coccodrillo magari scappa dalla gabbietta. Non gli bastano più i semi di girasole che gli diamo solitamente. Ma se ne vuole andare in giro, magari potremmo dare la mappa ai nostri dipendenti in modo che possano scappare. No, troppo facile. Ok, ho preso un colpo. Pensavo che fosse lui, che fosse in grado di tipo aprire le porte. Beh, secondo me ne è assolutamente in grado. Avrà il pollice opponibile migliore del mio, gente. Mi sento un babbuino. Perché sei sopra di me? Ah, the fuck. Non sapevo che apre le porte. Dovevo tenere quel fottuto lanciafiamme fuori. Cosa avevo in mano? Un coltellino a serramanico. Non lo so, credo di essere nel Bronx. Che cacchio. Gente, non lo so. È una fottuta modalità della sopravvivenza che non sopravviverò mai. Potrei, anzi, posso fare questo episodio come
non lo so, una sorta di bottiglia da naufrago. La lancio a voi, gente che mi seguite. Non so giocare a questa modalità, non so nemmeno di essere al mondo, sono come un pulcino. Vorreste mai mettere un pulcino contro un alien? È ovvio che vince il pulcino. È ovvio che vince l'alien. Nel senso, qualcuno mi potrebbe dare veramente una mano a capire come funziona questa cosa. E forse in futuro... c'è un componente che non avevo visto, caramellina. Oh, che bello. Ok, perfetto. Forse adesso riesco a craftare quella maledettissima Molotov. Che sogno di fa... no. Perché mancano ancora due cose. Ottimo, good job, Espy, good job. Ah, oh, detona cosa. No, nemmeno questo serve. Good job, ottimo così. Ottimo, niente Molotov per Espy. Ma una bella cassa acustica. Che stavolta proveremo a utilizzare. Se ci ricordiamo, se non ci sbrana prima come struzzi, non lo so, quello che è. Comunque, la voglio subito provare. Chissà se riesco tipo a fottermi da solo con la cassa acustica. Tipo, non so, piazzarla qui a... voglio provare. Ah, Espy. Lui che cazzeggia in Alien Isolation. Molla. What? Dimmi che vieni qua. Dimmi che vieni qua. Vieni qua. Vieni qua, bellino. Vieni qua. Dai. Come on. Sta arrivando. Sta arrivando. Oh, che bello, ha tirato dai rumori. È come i fischi quelli là, i fischietti ultrasuoni per i cani. È fighissimo. Se n'è andato? Te ne sei andato? Buongiorno, buongiorno. Ok, se n'è andato. Forse. Ah, è tipo là. Ok. Ok. Buongiorno. Le è piaciuta la sorpresina all'orchestra che le ho preparato? Buongiorno. Ho notato che ha un cappellino tipo rasta, è adorabile. Forse i complimenti non hanno tanto effetto su di lei? È già impegnato? Non lo so, mi dia qualche informazione. Come fa a trovarmi? Come fa a trovarmi? Tra parentesi, prima mi ero nascosta così bene. Oh, ma guardate uno zombie. Buongiorno, zombie. Pacco, pacco, pacco. Oh, perché gli ho toccato il pacco? Non può... Shh. Silenzio. Ma qui ci sono le ventole. What the... Ok. Ventola qui. Perché non vai nella... Non so come andare nelle ventole. Good job, Espy. Non sai nemmeno entrare nelle ventole. Oh, gioia. Sei un grande giocatore. Complimenti, Espy. Sai cosa fai adesso? Ti nascondi come un codardo e basta. E chiudi quell'episodio. Salve. Oh no, come hai fatto? No, tu non hai potuto. Come hai fatto? Non hai potuto. È impossibile, ok? Cosa cacci i tartufi se ti porto. Oh, sto trattenendo il respiro inclinandomi all'indietro. Ah, shit! Ok, mi ha beccato. Forse ho tirato la testata contro... Scusate. Un po' il fenomeno Zidane mi convolge, quindi tiro testate contro le portiere dei cosi. Le ante degli sgabuzzini. Comunque, in ogni caso, gente, se qualcuno mi vuole aiutare a dare qualche consiglio, io mi sono proprio buttato così anche per farvi capire quanto Espy sia idiota a volte, nel senso che sì... È stato veramente patetico. È stato veramente triste per me affrontare questo tizio. Neanche fare due passi, come è fottutamente possibile proseguire? Comunque, questa è la vostra occasione per magari darmi qualche consiglio e vedere quanto Espy può migliorare magari nel prossimo episodio. Se ovviamente lo volete vedere di questo Alien Isolation, ho detto, molti di voi staranno dicendo: Espy, perché non giochi prima la campagna? Sì, il problema è che nella campagna ho già provato e diciamo che le cose sono abbastanza... Intanto non volevo rendere una serie principale e poi le cose sono abbastanza, come possiamo dire, tranquille e stile FPS per un po' finché non arriva l'Alien. Perché lo sto rifacendo? Oh no, 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 già. Sciò. Cocodè. Magari riesco a ingannarlo. Ah no, cacchio, gli piace il pollo. Ok, non lo so. Mo, magari il manzo meno. Mo. Vedi che se ne sta andando. Non gli piace il manzo, strano. Ok, ricordati, Espy, mai offrire un Big Mac a questo tizio. Poi sì. Inca. Sa ancora di più? Ok. Ok. Fuoco, forse gli...
cos'è questa? Ah, ok, il fuoco. È il getto di fiamme. Mi pare di aver letto da qualche parte che lui ha tirato. Lui, oh mio Dio, gli parlo come se fosse il mio cuginetto, il mio cuginetto alien. Chissà che zia c'ho. Comunque, è di là. Comunque mi pare che lui sia tirato dal fuoco. Ovviamente Espi inizia le frasi e non riesce mai a concluderle. Quindi, ogni volta che fa una fiammata questa bella cosa, lui si sveglia. Ehi Espi, ti voglio abbracciare. Andiamo a mangiare dei marshmallow attorno al fuoco tutti insieme. Io e te. Ho tanta paura. Però ho fatto forse un progresso. Beh, mica tanto. Miscela, what the fuck? Cosa c'ho, la vespa qua fuori come aspetta? Buongiorno. Allora, scegli lanciafiamme, grazie, caricalo e vieni qua. Ma come? Va bene, questa penso che è stata meno colpa mia. Ho fatto un po' di passetti in più. Come Bambi ho imparato un po' a camminare. Sono arrivato in una nuova stanza. Comunque, mi ho comunque fottuto. Quindi al prossimo episodio, se ci sarà, se vorrete darmi qualche consiglio. Sono un po' orgoglioso per questo ultimo tentativo, perché gli altri sono stati veramente da codardo. Quindi al prossimo episodio, un saluto da Spicio, ok? E dall'alien che è così timido che non vuole salutarsi. Ciao. Se questo video ti è piaciuto e non vuoi perderti i prossimi, ricorda di iscriverti al canale, mettere mi piace e condividerlo sui tuoi social network preferiti. Non dimenticare di commentare per farmi sapere la tua opinione e metti un mi piace alle pagine Facebook e Google+, per rimanere aggiornato e parlarmi in maniera semplice e diretta. Detto questo, al prossimo video. Ciao.